Questo video è dedicato a tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno avuto il coraggio di fare un biglietto di sola andata, anche se poi hanno deciso di rientrare. Perché sì, non importa che tu abbia tanti soldi o nulla da perdere, posso assicurarvi che fare lo switch mentale di dire ok, sì, lascio il mio paese di origine, vado a vivere in un paese dove parlano una lingua diversa, dove ci sono usi e costumi diversi dai miei, non è facile. Assolutamente non è facile. Io conosco tantissime persone che hanno tutte le carte in regola per trasferirsi, per migliorare la propria qualità di vita, per evolversi professionalmente e non solo, ma sono impelagati in una vita che tra l'altro non gli piace. Perché proprio questo è il punto, cioè non è che uno per forza debba andare via dall'Italia o dal proprio paese d'origine. Ma se non ti piace, io credo che tu abbia l'obbligo morale nei tuoi confronti di cambiare la tua vita. Prima però, come di consueto, ricordatevi di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, di seguirmi su Instagram, sugli altri social media, sul Telegram, sul canale Telegram, così questo ci darà modo di consolidare la nostra community. Che cosa serve per trasferirsi all'estero, oltre ovviamente una buona dose di coraggio? Prima cosa, serve un minimo di capitale. Che tu voglia trasferirti come imprenditore o come dipendente, a mio avviso, non puoi andare via neanche dalla tua città per un'altra città senza un minimo di capitale in tasca. Ovviamente l'importo dipende da dove parti, che cosa vuoi fare, dove vai, da tutta una serie di considerazioni. Se vuoi andare a fare la stagione in Spagna come lavapiatti e magari ti danno anche già vitto e alloggio, nel momento in cui tu hai un minimo di soldi per fare il biglietto con la tua low cost preferita e i soldi per le sigarette, tutto sommato sei, diciamo, abbastanza a posto. Nel momento in cui invece vuoi trasferirti negli Emirati Arabi, per fare un altro esempio, probabilmente lì hai necessità di investire tu stesso in un periodo di permanenza qui a Dubai, quindi devi avere un budget per pagarti il biglietto aereo, l'alloggio, il cibo per i primi tempi, fin tanto che non trovi lavoro. Anche perché qui negli Emirati Arabi è molto più facile trovare lavoro se sei già sul posto. Io stesso, quando ho fatto un processo di selezione, dopo alcuni tentativi iniziali, alla fine mi sono orientato per scegliere delle persone che sono già venute qui e quindi avevano già fatto il salto mentale. Completamente diverso è in altre giurisdizioni, dove ad esempio negli Stati Uniti non esiste che tu vada da turista, inizi a lavorare e poi trovi qualcuno che ti faccia il visto. Quindi in base a quello che è il lavoro che andrai a fare e al posto dove vorrai trasferirti, cambia completamente l'approccio e di conseguenza anche il budget che tu devi avere per sopravvivere i primi tempi. Altra cosa, se ovviamente hai ragioni da imprenditore, se vuoi espandere il tuo business in un'altra nazione, che sia Dubai o che sia un'altra, devi avere un piano strategico che ti consente la tua espansione e ovviamente per questo avrei già messo a budget un determinato importo. Mentre se vuoi iniziare un business ex novo, oppure vuoi spostare il tuo business da quello che è il tuo paese di origine in un nuovo paese, banalmente ho la pizzeria a Napoli e voglio aprire una pizzeria a Dubai. 5 pizze al tavolo 7, per favore. Ok, arrivo. Allora, lì ti servirà un budget commisurato all'importo necessario per fare quel tipo di business nel nuovo paese. E anche lì c'è un po' uno shock culturale, perché magari uno con 30, 40, 50 mila euro si apre una pizzeria a Napoli, perlomeno avvia le cose. Qui con 50 mila euro forse fai le carte per vedere se la puoi aprire. Quindi anche lì, al di là del budget, ci sono altre cose che dobbiamo andare a considerare. Seconda cosa che ti serve se vuoi trasferirti all'estero è la conoscenza della lingua. A mio avviso sono un po' finiti i tempi in cui andavi da emigrato in Inghilterra a lavare i piatti senza parlare una parola d'inglese e poi col tempo imparavi, stessa cosa negli Stati Uniti. Quindi secondo me ci vuole un minimo di conoscenza della lingua. Chiaro, facendo l'esempio di prima, se vai a fare lavapiatti in Spagna e non hai bisogno di particolari competenze, l'italiano è abbastanza simile, riesci tutto sommato a sopravvivere. Però se vai lì per fare lavapiatti e rimanere lavapiatti va bene,
ma se poi vuoi crescere avrai bisogno sicuramente di una conoscenza più approfondita dello spagnolo. Che sì, è vero, in quel caso, data l'assonanza delle due lingue, puoi costruire col tempo. Ma se invece ti vuoi trasferire, ad esempio a Dubai, non hai bisogno di saper parlare l'arabo, ma la conoscenza dell'inglese, a mio avviso, è fondamentale. Anche perché qui a Dubai non puoi venire a fare lavapiatti. Tu da occidentale devi comunque ambire ad un ruolo, non dico di prestigio, ma comunque perlomeno da fascia media, e di conseguenza ti interfaccerai con delle persone che abbiano necessità di comunicare con te e che non sono italiane. E di conseguenza almeno un inglese che non è scolastico, ma un inglese non da madrelingua, ma che ti consente di comunicare a livello lavorativo nel quotidiano, anche se hai un forte accento italiano, secondo me è fondamentale. Quindi, conoscenza della lingua. Faccio una piccola nota. Quando io ho iniziato a cercare personale, vi dico che tra le varie persone che avevo preso in considerazione c'era anche una persona che non parlava inglese, perché tutto sommato mi serviva per la segreteria commerciale che gestiva clienti italiani, e quindi tutto sommato non l'ho esclusa solo perché non parlava inglese. Poi per altri motivi, diciamo, abbiamo deciso di non collaborare e oggi sono più che contento di aver preso una persona che parla quattro lingue. Quindi sicuramente parlare una o più lingue straniere è una delle cose che devi avere nel tuo bagaglio. Terza cosa che ti può servire è avere un curriculum, e lì faccio una enorme sottolineatura sul curriculum europeo. Ragazzi, il curriculum europeo non è la Bibbia, cioè ci sono dei format per cui può andar bene il curriculum europeo, ma credetemi, nel momento in cui io ricevevo una mail col curriculum europeo, io neanche l'aprivo, cioè per me quella persona era già bannata. Il curriculum europeo va bene solo in determinate situazioni, ma non so neanche quanto possa andare bene in Europa in genere. Fermo restando che il curriculum è un documento che riassume in linea di massima tutta una serie di informazioni che possono tornare utili o meno, quindi a mio avviso lo devi avere comunque, ma più facilmente uno ormai si rivolge su LinkedIn o sui social media, che rappresentano già un vostro curriculum e dicono molte più cose. Quindi il curriculum va bene, abbiatelo pronto, ma innanzitutto taratelo rispetto al paese dove andate e taratelo anche rispetto al lavoro che state cercando. Se state cercando un lavoro in un ambito di social media, curate i social media prima ancora di avere un curriculum fantastico e poi avere dei social media assolutamente sconclusionati, anche se non siete degli influencer. Ma si presuppone che se lavorate in ambito social media, di fatto dovete saper padroneggiare bene il mezzo. Andando su cose un po' meno pratiche, bisogna avere un obiettivo. Ebbene sì, cioè anche se vuoi trasferirti all'estero per andare a fare banalmente un'esperienza, devi sapere che cosa hai in mente. Vado all'estero perché voglio costruirmi una carriera all'estero. Vado all'estero perché voglio fare 3 mesi, farmi una vacanza pagata e poi tornare. Voglio andare all'estero perché voglio imparare una nuova lingua. Avere un obiettivo, una strategia, ecco, meglio ancora. Cioè, il perché stai facendo questa scelta. Perché altrimenti rischi che dopo pochi mesi ti trovi male, non riesci a seguire quella che è una tua strada, perché di fatto non ce l'hai una strada. Quindi, anche dire io voglio andare a Dubai perché voglio fare la bella vita, perché qui ci sono le supercar, va bene. Voglio andare a Dubai perché voglio fare soldi, allora il tuo obiettivo sarà quello di fare soldi. Dubai, ma i soldi li puoi fare anche in Spagna, eh? Dubai non è l'unico posto al mondo dove si possono fare soldi. È un posto dove puoi spenderli facilmente, questo sì. Quindi avere un obiettivo, secondo me, l'ho messo successivamente in questo elenco, ma è una delle prime cose su cui bisogna fare chiarezza. Qual è il tuo obiettivo, qual è la tua strategia? Altra cosa che bisogna avere è una fortissima motivazione. Perché quando ci si trasferisce è tutto bello, c'è la novità, c'è l'emozione, c'è l'adrenalina, ma dopo un po' questa finisce e arrivano i problemi inevitabili. Tutti quelli che si sono trasferiti all'estero hanno affrontato dei problemi di qualsiasi natura. Anche se hai tanti soldi e non avrai il problema di come pagare l'affitto, ma magari ci sarà il problema
banalmente che hai nostalgia delle tue cose, possono esserci i genitori o gli amici, dei familiari che non stanno bene e tu sei lontano e non puoi raggiungerli, ci sono tantissime difficoltà, anche pratiche, nell'interfacciarti con persone che hanno una cultura diversa dalla tua, con un sistema burocratico che è diverso da quello a cui sei abituato e dove non è più l'amico che alla fine ti indirizza o che ti aiuta a risolvere un problema perché magari lavora al comune. Quindi tutte queste cose messe insieme rappresentano una sorta di un insieme di problematiche e di shock culturale che dopo un po' possono pesare, e solo se hai una grande motivazione che è dettata dall'obiettivo che ti sei prefissato, e allora solo quello ti farà andare avanti. Ora, io non posso aiutarvi a trovare un lavoro a Dubai perché non è il mio lavoro, non posso aiutarvi nel trasferimento in Spagna o in altre giurisdizioni perché è da un bel po' di tempo che non visito altri paesi, ma se volete informazioni sulla possibilità di trasferirvi a Dubai da imprenditori, perché già lo siete o perché volete iniziare questa nuova avventura, vi lascerò tutti i contatti in descrizione, come al solito. Assalamu alaikum.